Si narra che sia nata a bordo dei pescherecci, dove i marinai condivano il pane raffermo con le cipolle e lo bagnavano con acqua di mare. È uno dei piatti estivi più amati d'Italia, ma la sua patria è proprio la mia Toscana. È la panzanella. Oggi però rivoluzioneremo l'originale, sostituendo le verdure dell'orto con un arcobaleno di frutta e trasformandola da salata in dolce. Panzanella dolce, l'antidessert dell'estate. Comincio tagliando il pan brioche a dadini di circa 1,5 cm. È un pane tipico della tradizione francese, preparato con uova e burro. È considerato un pane nobile, tanto che a Maria Antonietta è erroneamente attribuito il celebre beffardo «Se non hanno pane, che mangino brioche», rivolto al popolo affamato. Ricorda però che questa è una ricetta di recupero, quindi se non è un pane che usi comunemente e hai in dispensa, puoi sostituirlo con un normale pane secco, ti basterà condirlo un po' più generosamente. Una volta formati i miei dadini, li trasferisco in una teglia che ho già foderato con carta forno. E li irroro con un po' di miele. Col caldo della bella stagione il miele dovrebbe già essere abbastanza fluido, altrimenti puoi scaldarlo qualche secondo in microonde. Se invece vuoi rendere vegan la tua panzanella, ti basterà sostituirlo con dello zucchero di canna. Adesso mi occupo delle nocciole, devo tritarle grossolanamente. Così, qualcuna deve rimanere intera, qualcuna essere più tritata e adesso tutto in teglia. E tosto tutto in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 10 minuti. Ho sfornato e lasciato intiepidire pane e nocciole, poi senza sbucciarle ho tagliato a dadini albicocche, susine, pescanoce, ho tagliato a spicchietti le fragole, ho sciacquato delicatamente i mirtilli e denocciolato e tagliato a metà le ciliegie. Adesso raccolgo tutto in una ciotola capiente. E condisco con 3 cucchiai di cotto di fichi. È lo sciroppo con cui si condiscono le famose cartellate. È uno sciroppo ottenuto dalla riduzione di fichi neri essiccati e acqua. Ha dei forti sentori di cacao e spezie. Se però non riesci a trovarlo, puoi sostituirlo con il classico mosto di vin cotto oppure virare verso il dolce con uno sciroppo di frutta a piacere o verso l'agro con un aceto balsamico di qualità. Una bella mescolata. Posso aggiungere pane e nocciole. E profumo con foglioline di menta spezzettate a mano. Una bella mescolata e posso impiattare. Un ultimo tocco prezioso, un pizzico di fleur de sel. Adesso il più povero tra i piatti di recupero ha completato la sua trasformazione. Gusta l'allora del dessert accompagnato da una pallina di gelato alla crema o da un po' di panna acida, oppure a colazione con una bella ciotolona di yogurt. In ogni caso, so già che non ti deluderà. Buon appetito!